Io lo so che tu stai sperando che il garante della privacy blocchi tutto, garante della privacy oggi visto come il paladino delle libertà individuali, io ti comprendo, anche a me, devo dire, disturba immaginare che l'Agenzia delle Entrate avrà in mano tutte le informazioni riguardo a tutti noi, però il mio pensiero è che non ci sarà alcun rinvio perché ormai la macchina è in moto, non si può più fermare, sono stati presi degli impegni da parte di tutti, quindi è praticamente impossibile che a questo punto si arrivi ad un rinvio. Sono certo che l'Agenzia delle Entrate da qui alla fine dell'anno farà qualche piccola modifica, troverà gli accorgimenti, immagino ad esempio che per esempio si possano in qualche modo rendere non leggibili i contenuti delle fatture, specialmente quelle più delicate, ma il rinvio non ci sarà. D'altra parte devo anche dire che mi sento di suggerirti di non sperare un rinvio. Per quale motivo? Perché la fatturazione elettronica, sebbene sia molto faticosa all'inizio, come ho già detto in altri video, porterà grossi benefici che oggi ancora non percepiamo. Io sono certo che in futuro, come oggi ci sembra una follia il fatto di immaginare un mondo senza telefonini, ma come ci si fa a parlare tra le persone? Domani ci sembrerà preistoria l'abitudine di portare al commercialista i documenti per le liquidazioni IVA. Ecco, questo domani non ci sarà più e quando ci saremo abituati a queste nuove abitudini, al fatto di avere la tecnologia che ci aiuta da questo punto di vista, non vorremo più tornare indietro. Insomma, quindi, guardiamo al futuro, non speriamo in alcun rinvio ed arriviamo pronti al 1 gennaio.